Napolitano giura, si commuove e striglia i partiti, non ci si può sottrarre al dovere delle riforme, è in gioco la stessa democrazia, in caso contrario avverte ne trarrò le conseguenze davanti al paese. Si entra nel regno di Dio soltanto dalla porta che si chiama Gesù, così il Papa nell'omelia di questa mattina, anche nella Chiesa, dice Francesco, ci sono gli arrampicatori che cercano la propria gloria. Stop ai pignoramenti su conti correnti in banca o alle poste dove vengono versati i soldi di stipendi e pensioni inferiori ai 5.000 euro, lo ha deciso Equitalia con decorrenza immediata. Sopravvissuta al sisma trova una nuova madre pronta a darle la vita. Nel TG la storia di Liu, la piccola cinese di 4 mesi senza latte materno da 3 giorni, ad accoglierla al cuore e il seno di una mamma. Da 8 mesi vive sui treni Silvano, invalido ex infermiere di 80 anni, quando è senza casa sfrutta la sua possibilità di viaggiare gratis per cercare tra gli amici ogni giorno un pasto caldo ed un letto per dormire. Buonasera e benvenuti al TG 2000. Cari amici, buonasera. Dopo la sua rielezione al Quirinale, Giorgio Napolitano ha giurato davanti al Parlamento riunito in seduta comune. Da domani avvia le consultazioni per la formazione del nuovo governo. Intanto nel PD però è sempre bufera, domani è direzione nazionale dopo le dimissioni dell'intera segreteria. Ma prima di andare a Montecitorio andiamo prima però a Piazza San Pietro, perché oggi è stata davvero una giornata intensa per il nostro Papa Francesco, a partire dalla messa celebrata nella cappella della casa di Santa Marta, e sempre in mattinata ha ricevuto in visita ad Limina i presuli delle diocesi umbre. Ieri la messa nella Basilica Vaticana per l'ordinazione di 10 nuovi sacerdoti. Ma allora andiamo a Piazza San Pietro, dove c'è per noi il nostro Fabio Bolzetta. Fabio. Sì, buonasera Monica, ci sono sentieri facili ma solo Gesù è la strada. Sono le parole che il Papa ha pronunciato, come dicevi tu, nell'omelia della messa presieduta nella Cappella di Santa Marta, che ancora, come sapete, è la residenza del Pontefice. Presenti tra gli altri fedeli anche i dipendenti della sala stampa vaticana. Potrebbero dirmi che sono fondamentalista, ha detto il Papa, ma questo è il Vangelo. Perché? Perché ha affrontato anche il tema del carrierismo ecclesiastico. Ci sono persone, ha messo anche all'interno della Chiesa, che pensano solamente alla propria gloria, ma rubano loro stessi la gloria a Dio. Mentre in un messaggio inviato ai partecipanti del Congresso Eucaristico Nazionale che si sta svolgendo in questi giorni in Costa Rica, ha invitato nella vita della preghiera di tante comunità a tornare a mettere al centro della loro esistenza proprio l'Eucaristia. Ma questo è un giorno molto caro a Papa Bergoglio. Perché? Perché ricorrono proprio oggi i 40 anni da quando ha pronunciato la professione solenne nella Compagnia di Gesù, e lo ha fatto il 22 aprile del 1973 proprio a Roma, nella Basilica di San Paolo fuori le mura, nella città dove poi è tornato 40 anni dopo come Vescovo di Roma. Ma andiamo subito con Cristiana Caricato, perché questa settimana del Papa è cominciata così. Gesù, unica porta del paradiso. Francesco celebra la messa mattutina nella cappella di Santa Marta, ancora una volta scuota i fortunati dipendenti della Santa Sede che assistono alla celebrazione. Si tratta di tecnici, operatori della comunicazione, dipendenti della sala stampa vaticana e del centro radiofonico di Santa Maria Galeria. Con un'omelia vigorosa, attuonato contro chi entra nel recinto delle pecore per trarre profitto per se stesso. Anche nelle comunità cristiane ci sono questi arrampicatori, no? Che cercano il suo e conscientemente o inconscientemente fanno finta di entrare, ma sono ladri e briganti. Perché? Perché rubano la gloria a Gesù, vogliono la propria gloria. E quello è che Gesù diceva ai farisei: voi ci date gloria uno all'altro. Solo Gesù, ripete il Papa, è la porta, ma anche il cammino, la strada per entrare nel Regno dei Cieli. Il suo programma è quello delle beatitudini, la povertà, l'umiltà, la mitezza, la giustizia, l'amore e la verità. La tentazione è quella di sostituirsi al Signore, di cercare il potere invece che il servizio. La salvezza è nel chiedere la grazia di bussare sempre alla porta che è Gesù. Dalle volte è chiusa, non siamo tristi, abbiamo desolazione, abbiamo problemi, ma bussare a quella porta. Non andare a cercare altre porte che sembrano più facili, più confortabili, più alla mano. Sempre quella, Gesù. E Gesù
non delude mai, Gesù non inganna, Gesù non è un ladro, non è un brigante. Ha dato la sua vita per me, ciascuno di noi deve dire questo. E tu che hai dato la vita per me, per favore apri, perché io posso entrare. E sorpresa da un parroco romano che nei giorni scorsi ha visto dall'altro capo del telefono proprio il Papa in persona. Si tratta di un parroco connazionale del Pontefice, Don Cesare, a Montorio Romano, nella Sabina, nella diocesi di Roma, e alla sorpresa del parroco che aveva inviato al pontefice un libro, il Papa ha risposto: è stato un gesto di buona educazione, tu mi hai inviato un dono ed è per questo che ti ho chiamato e ringraziato. Ma domani è l'onomastico del Papa, San Giorgio, per questo Papa Francesco celebrerà una messa alle 10 che TV 2000 trasmetterà in diretta con uno speciale assieme ai tutti i cardinali presenti a Roma, e questo avverrà all'interno della Cappella Paolina. Ma già questa mattina Papa Francesco è tornato ad incontrare alcuni presuli, si tratta dei vescovi dell'Umbria in visita ad Elimina Apostolorum. Io vi saluto mentre con Pierluigi Vito vi faccio ascoltare le parole, le impressioni, le sensazioni del presidente della Conferenza Regionale Umbra, l'arcivescovo di Perugia Città della Pieve, Monsignor Gualtiero Bassetti, all'incontro con il Pontefice e all'invito anche che i vescovi umbri hanno fatto al Papa di visitare quella che ormai è anche la sua seconda città, Assisi. È la sensazione di un incontro fra pastori, dove reciprocamente ci siamo aperti il cuore, abbiamo trattato con verità tutti i problemi delle nostre chiese, e il Papa puntualmente, da pastore supremo della Chiesa, ha risposto a tutto con una lucidità e una semplicità che sembrava che si fosse pienamente inserito nel nostro contesto. I vescovi delle 8 diocesi dell'Umbria hanno portato a Papa Bergoglio anche la loro gioia per la scelta del suo nome da pontefice. Noi ci sentiamo privilegiati perché in 10 anni, nell'arco di 10 anni, 2 sommi pontefici hanno scelto un nome che è d'un grande santo dell'Umbria, prima Benedetto da Norcia e Francesco d'Assisi. Francesco per noi non significa soltanto la persona di Francesco, ma Francesco è colui che ci rimanda continuamente a Cristo. Un santo nel cuore della gente, specialmente nel nostro paese, visto che il poverello di Assisi è patrono d'Italia. E a lui ogni anno si rinnova l'omaggio della nazione nella Basilica Superiore, una cerimonia che quest'anno potrebbe avere un graditissimo e attesissimo ospite. Abbiamo invitato il Santo Padre il 4 di ottobre a venire appunto a questa grande festa. Lui su questo punto non si poteva sbilanciare perché doveva guardare anche tutti i suoi impegni, quindi certamente ha molto apprezzato questo invito. Allora, veniamo alla rielezione al Quirinale con Giorgio Napolitano, che ha giurato davanti al Parlamento riunito in seduta comune. Allora noi ci colleghiamo con Augusto Cantelmi, che si trova a Montecitorio sotto la pioggia. A te, Augusto. 7ennato bagnato, 7ennato fortunato, se lo augura Napolitano, ma ce lo auguriamo soprattutto noi italiani. Giorgio Napolitano dal Colle è partito e al Colle è ritornato. Prima però c'è stato l'intermezzo qui dietro alla Camera dei Deputati, davanti a tutti i senatori e deputati, per il giuramento, ma soprattutto per un discorso che passerà alla storia, un discorso duro, severo, a tratti spietato nei confronti delle forze politiche inchiodate alle loro responsabilità e ai loro doveri e colpe, motivo per le quali lui, che non voleva, è stato costretto a tornare a fare il Presidente della Repubblica. Era commosso visibilmente, Napolitano si è fermato più volte, anche interrotto da tantissimi applausi, solamente i grillini non lo hanno mai applaudito. Poi il Capo dello Stato è andato all'altare della Patria, ha messo una corona al milite ignoto, c'è stato il passaggio delle frecce tricolore per segnare il cammino del nuovo mandato, il Napolitano bis. Ma andiamo ad ascoltare le vibranti parole del Presidente della Repubblica nella Camera, nel servizio curato da Massimiliano Cocchi.
Lasciatemi innanzitutto esprimere, insieme con un omaggio che in me viene da molto lontano alle istituzioni che voi rappresentate, la gratitudine che vi debbo per avermi con così largo suffragio eletto Presidente della Repubblica. La voce rotta dall'emozione mentre ringrazia le Camere per la rielezione in attesa che, dice, sottopone a seria prova le mie forze. Ma subito dopo Giorgio Napolitano cambia passo, la voce si fa ferma, il tono deciso. Troppe le omissioni, i guasti e le irresponsabilità tra le forze politiche, dice. Non si è trovata nessuna soluzione sulle riforme istituzionali e ammonisce. Il vostro applauso non induca a nessuna autoindulgenza. Contrapposizioni, calcoli di convenienze, tatticismi, prosegue Napolitano, hanno finito per far ignorare o svalutare anche quel poco che si riusciva a fare sulla riduzione dei costi della politica, sulla trasparenza, sulla moralità nella vita pubblica. Imperdonabile rimprovera il capo dello Stato e la mancata riforma della legge elettorale, ma l'elenco delle mancate riforme è lungo e tra queste quella della seconda parte della Costituzione. In particolare il non essere riusciti a superare il tabù, dice il Presidente, di differenziare il ruolo della Camera da quello del Senato, che con il bicameralismo paritario svolgono gli stessi compiti. Quindi un avvertimento che suona come una minaccia. Ho il dovere di essere franco. Se mi troverò di nuovo dinanzi a assurdità come quelle contro cui ho cozzato nel passato, non esiterò a trarne le conseguenze dinanzi al Paese. Il Presidente della Repubblica traccia poi la via futura dicendo che è necessario che i partiti, senza alcuna eccezione, devono ora dare il loro contributo alle decisioni da prendere per il rinnovamento del Paese, senza temere di convergere su soluzioni condivise. È tempo dunque di passare ai fatti, e i fatti ora sono i documenti dei saggi, documenti di cui non si può negare la serietà e la concretezza, dice Napolitano, ed è da quei documenti che bisogna ripartire, lo chiede il Paese stremato dalla crisi e dall'angosciosa disoccupazione, condizioni che favoriscono l'affermarsi di nuove pulsioni criminali ed eversive e fenomeni di tensione e disordine nei rapporti tra diversi poteri dello Stato. A proposito dell'affermarsi di nuove forze politiche, il capo dello Stato si rivolge ai deputati 5 Stelle che lo ascoltano ma non mai, apprezzando il loro impegno per il cambiamento ma indicando loro la giusta è quella di una feconda, anche se aspra, dialettica democratica e non quella avventurosa e deviante della contrapposizione tra piazza, rete e Parlamento. Allora, che fare adesso? Che fare? Vediamo subito i passaggi del Presidente della Repubblica che ha detto bisogna fare subito in fretta, domani subito inizieranno le consultazioni al Quirinale, saranno consultazioni molto brevi, già domani il PD, il Partito Democratico, riunirà la direzione per prendere una decisione perché non c'è più tempo da perdere, già mercoledì potremo conoscere il nome del nuovo Presidente del Consiglio. E quindi il passaggio alle Camere per avere la fiducia del nuovo governo. Quel che certo Napolitano è intenzionato ad andare avanti con le larghe intese e sicuramente questo paese a breve avrà anche un governo. E da Piazza Montecitorio è tutto. A voi la linea. Viaggiano tutte in positivo le principali borse europee, con Milano che ha aperto la prima seduta della settimana con un rialzo dell'1,8% dopo la rielezione appunto di Giorgio Napolitano alla presidenza della Repubblica. L'andamento positivo dei mercati europei è stato favorito anche dalla riunione di Washington dei ministri del G20 che hanno chiesto ai singoli paesi di fare di più per sostenere l'economia ed hanno dato ufficialmente il via libera alle misure di rilancio adottate dal Giappone. Ed ora una storia tragica e commovente che ha come scenario il terremoto in Cina, una storia che coinvolge una mamma e il suo bambino. Vediamo. La bambina che vedete in braccio a questa signora ha solo 4 mesi e non mangia dal giorno del terremoto che ha devastato la provincia sud-occidentale del Sichuan. 160 i morti, migliaia i feriti. La nonna, unica sopravvissuta della famiglia insieme alla bimba, è disperata perché i pianti della piccola sembrano ormai l'anticamera di un destino ancora più crudele. Senza il latte materno, la piccola Liu, scampata al terremoto, morirà di fame. Quando tutto sembrava presagire il peggio, una donna, tornata nei luoghi del sisma per controllare la sua abitazione, ma
residente in una provincia risparmiata dal terremoto, assiste per caso ai crampi della piccola e decide di fare qualcosa. Si fa consegnare Liu dalla nonna, si siede e presta il seno. Anche io ho un bambino di 11 mesi, non potevo non darle da mangiare. Come fosse la madre naturale, tra lo stupore di passanti e militari, Yang Yunhui, questo è il nome alla quale Liu deve la sopravvivenza, si preoccupa anche di ripulirle il viso e di renderla presentabile al medico, che di lì a poco avrebbe preso in carico la neonata sana e sazia. Torniamo in Italia. A fine anno potrebbero chiudere 140.000 imprese artigiane, una su 10 del totale, con una erosione della base produttiva di 2 punti percentuali. È l'allarme della CNA che avverte: il rischio è perdere 300.000 posti di lavoro. Nel 2012, spiega la CNA, la crisi ha colpito soprattutto l'artigianato. Rispetto al 2011, infatti, ha chiuso l'8,4% delle imprese artigiane contro il 6% registrato negli altri settori. E intanto stop ai pignoramenti di pensioni e stipendi per recuperare tasse e bollette non pagate. Lo ha deciso Equitalia poco fa e Giorgio Schiavoni ci spiega cosa cambia a favore dei redditi bassi e medi. Sentiamo. Stop ai pignoramenti sui conti correnti in banca o alle poste dove vengono versati i soldi di stipendi e pensioni. Lo ha deciso Equitalia con una circolare avente decorrenza immediata che stabilisce che la procedura va attivata solo il reddito da stipendio o pensione supera i 5.000 euro mensili. Arriva dunque l'atteso chiarimento sui poteri di pignoramento di Equitalia che avevano spaventato più di un italiano. Ad oggi, infatti, il decreto Salva Italia del 2011 prevedeva che Equitalia potesse addirittura bloccare il conto corrente del contribuente inadempiente, a prescindere da quanto guadagnasse su base mensile. Il pignoramento di stipendi o pensioni sotto i 5.000 euro al mese dovrà invece avvenire alla fonte, ossia presso un ente previdenziale o presso un datore di lavoro, con i limiti previsti dalla legge. Per la precisione, si tratta di un decimo nel caso di stipendi, pensioni, salari o altre indennità fino a 2.500 euro mensili. Il limite sale a un settimo se le indennità, le pensioni, gli stipendi e i salari sono tra 2.500 euro e 5.000 euro mensili. Infine, al di sopra di questo limite, la quota pignorabile è fissata a un quinto. D'ora in poi, quindi, solo chi percepisce più di 5.000 euro al mese di stipendio o pensione potrà vedersi pignorato il proprio conto corrente da Equitalia. Ed è un pensionato il protagonista di questa storia davvero singolare in Piemonte. 80 anni, sfrattato, l'uomo vive in viaggio sui treni. Vediamo. Una fuga verso la libertà, così spesso viene considerato il viaggio in treno. Non per Silvano Tognolo, 80 anni, padovano d'origine ma torinese d'adozione, che da 8 mesi ha fatto del viaggio la sua dimensione di vita e dei vagoni la sua dimora. La sua scelta è dettata da necessità, a causa di uno sfratto. Siccome che avevo una casa che mi hanno dato, come si dice, un sacerdote, poi il sacerdote è morto, hanno ereditato i nipoti e mi hanno buttato fuori. E così Silvano, ex infermiere, per anni volontario in una missione in Uganda, si è dovuto reinventare una vita in perenne movimento. Il suo piccolo tesoro è la tessera per viaggiare gratis, concessagli quando un ictus lo ha reso parzialmente invalido. E con quella va su e giù per la rete ferroviaria tra il Piemonte e la Liguria, Torino, Vercelli, Savona, Ventimiglia. Vado a promodire fino a Ventimiglia, poi devo tornare indietro, Torino, Ventimiglia. Ventimiglia, Torino, perché c'ho il tesserino, se no altrimenti devo pagare. Sul treno Silvano dorme, nelle stazioni si lava, qualche volta si ferma a cena da qualche amico. Nonostante la drammaticità della situazione, per fortuna la solidarietà non manca. Ma ora, dopo mesi di viaggio continuo, Silvano è stanco. Il suo sogno è quello di avere una casa popolare. A Torino la sua richiesta è stata accettata, ma l'alloggio non gli è ancora stato assegnato. Per forza che sono stufo. Perché se io avessi una casa sarebbe tutta un'altra vita per me, capisci? Ed ora nel Modenese, in due paesi che 11 mesi fa hanno vissuto le paure, i danni delle violente scosse del terremoto emiliano. Due paesi in festa perché il cuore della comunità ritrova un centro pulsante. Sentiamo come.
Due paesi in festa perché il cuore della comunità ritrova un centro pulsante. Siamo nel Modenese, in due dei paesi che 11 mesi fa hanno vissuto le paure e i danni delle violente scosse del terremoto emiliano. A San Prospero è la banda comunale a salutare i delegati di Caritas italiana e i rappresentanti delle Caritas diocesane di Umbria e Marche. Un taglio del nastro che non è solo rituale, ma esprime la condivisione e la solidarietà fra chi vive la precarietà del sisma da qualche mese e chi l'ha conosciuta ormai tre lustri fa. Il rifiorire di questi centri di comunità sa significare praticamente la potenza della carità, la potenza dell'amore che in maniera misteriosa, in maniera silenziosa ma certamente dinamica ha fatto rifiorire non soltanto una struttura ma un insieme di rapporti che sono veramente il segno evidente della Chiesa. Qualche chilometro e si arriva a Cavezzo, dove la nuova struttura che riunisce la comunità negli eventi laici e di fede è stata costruita proprio di fronte alla chiesa parzialmente crollata e totalmente inutilizzabile. Vuole essere come un preludio a un giorno che speriamo non lontano di vedere ricostruita, di vedere resa agibile proprio la chiesa parrocchiale. Tanti gli scout agesci presenti alla celebrazione inaugurale. Fin dalle prime scosse del maggio 2012 sono loro che hanno tenuto unito il tessuto di questa piccola comunità e ora sono pronti a dare linfa vitale anche al nuovo centro. Da una disgrazia bella grossa e pesante che c'è stata, insomma è stato anche un momento di così un po' di grazia, perché ci siamo resi conto che non ci siamo solo noi. Ed ora ci accomodiamo nel salotto di Romanzo Familiare per una nuova puntata. Allora, buonasera Arianna, buonasera Antonio.